Di tutto il mondo animale, l'orso grizzly è senz'altro uno degli esemplari che incute maggior timore e rispetto. Per riprendere i leggendari grizzly delle montagne rocciose, per prima cosa è stato necessario stabilire dove fosse più facile trovarli. Una regione isolata lungo lo spartiacque del continente americano. Da una parte i fiumi scorrono verso ovest, verso l'Oceano Pacifico, dall'altra verso est, verso l'Oceano Atlantico. Qui vivono gli orsi grizzly, protetti dalla legge e dalla solitudine di queste montagne. È il terzo anno consecutivo che la nostra troupe, dotata di un permesso speciale per erigere il suo campo base, viene ad effettuare delle riprese. Quest'anno sarà l'ultimo. Così, a lavoro terminato, si dovrà smontare la capanna. Del suo passaggio non resterà traccia alcuna. In questa zona, soprattutto in autunno, gli orsi si riuniscono numerosi. Le spedizioni ci hanno portato molto lontano, a volte costringendoci a dormire all'aperto se l'oscurità ci sorprendeva troppo lontano dal campo base. Tuttavia, le riprese non erano soddisfacenti. Questa madre con due cuccioli era sempre troppo lontana. Oppure sempre in movimento, come questo maschio. Non riuscendo ad avvicinare i grizzly,
si poteva sempre fare in modo che i grizzly si avvicinassero a noi. Dopo aver eretto una capanna in cui nascondere la cinepresa, predisponiamo un'esca proprio davanti a questa. I grizzly arrivarono numerosi, a volte anche 7 in una volta sola. Ciò avveniva in genere al tramonto, quindi la luce era insufficiente per le riprese. Il numero di orsi, ad ogni modo, era davvero soddisfacente. La capanna in cui era celata la cinepresa non sarebbe stata mai una protezione sufficiente nel caso che uno dei grizzly avesse deciso di attaccare l'operatore. Ma sebbene avessero avvertito con l'olfatto la sua presenza, sembrava lo accettassero. A volte si avvicinavano tanto alla capanna che non avevamo il coraggio di mettere in funzione la cinepresa per timore di irritarli. Fu facile scoprire che erano sempre i medesimi esemplari che venivano a cibarsi dell'esca, adulti di dimensioni ridotte e dal manto colorato. Femmine con i propri cuccioli. Maschi imponenti. E ancora una madre con i due cuccioli. La gerarchia era assai rigida. I più giovani dovevano cibarsi nelle ore di luce, quindi le più pericolose, mentre il maschio anziano e le femmine con i cuccioli venivano solo a crepuscolo avanzato. In questo modo, a volte, dovevamo rimanere nella tenda per tutta la notte, nel timore di inciampare nel buio in un grizzly. Le notti montane si fanno sempre più fredde. Presto cadrà la prima neve e gli orsi andranno in letargo. All'inizio della primavera, gli orsi abbandonano le loro tane e si dedicano alla ricerca di cibo. I morsi della fame sono forti. Thank you.
Su un pendio spazzato dal vento, un grizzly scopre una capra delle nevi uccisa dal freddo. Dopo essersene cibato, ne copre i resti per farvi ritorno più tardi. Con l'avanzare della primavera, il cibo disponibile si fa sempre più abbondante. I grizzly sono onnivori, ma la maggior parte della loro alimentazione è costituita da piante. Persino in giugno i picchi delle montagne sono ancora innevati. Inizia un'altra stagione di riprese degli orsi grizzly. Questa volta l'operatore si apposta più in alto rispetto al suo campo base. Davanti alla cinepresa ha sistemato una carcassa di castoro avuta dai cacciatori da usare come esca. Lo stratagemma funziona. Un giovane grizzly, forse di 4 anni, si avvicina con cautela. Inizia a mangiare il castoro davanti alla cinepresa. A una simile distanza, ogni rumore può essere motivo di disturbo, e infatti l'orso scappa immediatamente. Passano diversi giorni di vana attesa, poi, finalmente, ecco un maschio di dimensioni davvero enormi. Il suo fine olfatto gli segnala la presenza del castoro e dell'operatore. Per il momento, la fame ha il sopravvento sulla cautela. Per meglio riprendere la scena, l'operatore decide di uscire dalla protezione, ma ciò mette in fuga il grizzly. Non resta che filmare da lontano alcune immagini dell'orso. Dopo essersi ripreso dallo spavento, il nostro orso si rinfresca rotolandosi nella neve. È meglio scendere a valle per le riprese e montare la tenda vicina al campo base. Filmare un grizzly non è solo pericoloso, richiede anche molta pazienza. È ormai estate avanzata. Questo giovane maschio si direbbe un attore nato. Ma è del genere molto timido, pronto a fuggire gambe in spalla al primo rumore. Prima che diventi buio, è possibile filmare il giovane grizzly mentre si rotola, beato, in qualcosa dal forte odore sgradevole.
Pochi giorni dopo, ecco un'occasione ancora migliore. La femmina filmata l'anno scorso con i suoi nuovi nati. In genere, gli orsetti trascorrono i primi 2 anni sotto la protezione materna, imparando a procurarsi il cibo, ad essere coraggiosi e a respingere i nemici, principalmente i maschi anziani e irascibili, che a volte uccidono i cuccioli della propria specie. Finché l'operatore resta all'interno della capanna, può riprendere tranquillamente queste scene familiari. Qualcosa nello sguardo della madre gli suggerisce che non sarebbe saggio uscire allo scoperto. Così, quando gli orsi si allontanano, le riprese sono terminate. Solo durante la terza estate la troupe riesce a riprendere i grizzly nel modo migliore. Durante un giro di perlustrazione appare una coppia di grizzly dall'aria vagamente familiare. Sono i 2 cuccioli, fratello e sorella, incontrati l'anno precedente. La madre li ha abbandonati per dare alla luce un nuovo cucciolo. I grizzly sono animali in genere solitari, ma questi 2 giovani esemplari hanno deciso di tenersi compagnia per un po'. Il più robusto dei 2 è il maschio. La femmina è quella con il pelo rado in un punto. Seguendoli giorno dopo giorno, l'operatore presto si accorge che può avvicinarsi loro senza che essi scappino spaventati. I 2 gemelli, come tutti i cuccioli, sono curiosi, ma non osano avvicinarsi. La loro preoccupazione fondamentale è la ricerca di cibo. Piccoli mammiferi, formiche, larve e ogni carcassa di animale che capiti loro di incontrare. La facilità con cui è possibile avvicinarsi a questi orsetti è davvero straordinaria. Gli orsi hanno un albero prediletto contro il quale amano grattarsi.
Le tempeste di neve possono capitare in qualsiasi mese dell'anno, ma questo non sembra preoccupare il nostro grizzly. La ricerca di qualcosa da mangiare è molto più importante. È opinione diffusa che gli orsi grizzly non sappiano arrampicarsi sugli alberi. Per verificare se ciò corrisponde al vero, viene spalmato del miele su un abete. Nonostante l'impaccio delle grosse zampe, il giovane orso è presto in cima all'albero, più in fretta magari di un grizzly adulto. Durante le riprese della coppia formata da fratello e sorella, l'operatore è sempre stato allo scoperto. Gli orsetti non mostravano paura alcuna, neppure della tenda portatile impiegata per nascondere la cinepresa. Ogni giorno le spedizioni alla ricerca dei due grizzly si fanno sempre più lunghe. Ma con l'avvicinarsi della fine dell'estate, gli orsi si avvicinano sempre di più al campo base. Nonostante la familiarità instauratasi, manteniamo sempre una certa distanza di sicurezza da questi giovani plantigradi. Si tratta ormai delle ultime occasioni di filmare questa coppia. L'anno prossimo essi si divideranno, ciascuno seguendo il proprio cammino di grizzly solitario. Ed ecco le immagini più spettacolari. Come a ricambiare la curiosità mostrata, gli orsi si dedicano a un'esplorazione accurata del campo base e delle attrezzature. Quindi, giustamente, sono gli orsi ad avere l'ultima parola.